Nel giro di un paio di settimane, il nuovo Ponte Bailey sul Ceronda Venaria Reale sarà aperto alla circolazione. Martedì 27 agosto si sono svolte le prove di carico per il collaudo del Ponte Bailey, che consentirà provvisoriamente la circolazione, un passaggio fondamentale all'interno del progetto per migliorare la sicurezza viaria e per adeguare l'accesso alla reggia di Venaria e all'insediamento industriale della Magneto e Marelli anche ai mezzi pesanti di grandi dimensioni. La realizzazione del Ponte Bailey serve a limitare i disagi al traffico e consentire gli accessi durante le opere per la costruzione del nuovo ponte. Non appena si avranno i risultati delle prove di carico e il collaudo sarà completato, si potrà procedere all'asfaltatura dei raccordi viari e rendere il ponte percorribile. Un'opera che da Venariesi aspettavamo da moltissimi anni, un'opera fondamentale per l'accessibilità alla reggia. Venaria ormai da tanti anni è città turistica, quindi il ponte andava sicuramente abbattuto e ricostruito. So che dietro l'abbattimento ci sono state numerose polemiche e sollecitazioni da parte di cittadini. Ricordo a tutti che si è fatta questa scelta per una necessità strettamente legata alla sicurezza, che non era possibile mantenere il ponte come accesso pedonale, e sicuramente avremo un'infrastruttura innovativa e che permetta un'accessibilità molto più semplice sia alla reggia sia al polo industriale della Magneti Marelli, così come al parco La Mandria. Ci eravamo trovati qui il 7 di febbraio per la consegna dei lavori. Oggi stiamo realizzando le prove di carico su questo Ponte Bailey, che è stato realizzato dalla ditta vincitrice dell'appalto, dalle ditte che hanno vinto l'appalto. Questo è un passo fondamentale perché è il preludio alla demolizione del Ponte Castellamonte, che avverrà a ottobre. Un intervento da 9 milioni e mezzo di euro, atteso da tantissimi anni, e appunto queste prove di carico e la realizzazione di questa viabilità alternativa, che servirà a collegare le due parti di Venaria in questi mesi di abbattimento e costruzione del ponte nuovo, è un passaggio fondamentale appunto in quest'opera così importante per tutta la città.